Ciao ragazzi, eccomi qua con l'aggiornamento post-vaccino. Era scontato che ieri sera non sarei riuscito a pubblicarlo, quindi lo pubblico stamattina. Allora, ieri sera ho fatto la prima dose, è andato tutto bene, mi hanno fatto Pfizer e ovviamente mi hanno dato anche l'appuntamento per la seconda dose. Avevo fatto i calcoli, pensavo di andare il 7 agosto, quindi dopo 35 giorni, invece devo andare l'11 agosto, quindi sono tipo una quarantina di giorni di distanza tra le due dosi. Nella fascia oraria 11-12, quindi in questo caso devo andare di mattina. E, e niente, mi sono tenuto il foglio dell'appuntamento perché ovviamente poi devo portarlo quando toccherà a me per la seconda dose. Quindi adesso sarà un bel calvario fino a metà agosto, però d'altronde si deve passare un tot di tempo da una dose l'altra è ovvio. <ride> Però, stanotte non è stata una notte tranquilla perché appena mi sono messo a letto ho iniziato ad avere dolore al braccio. Mi ha fatto male tutta la notte, ho fatto fatica anche a dormire quindi credo di aver avuto anche un minimo di insonnia. Non so se l'insonnia era negli effetti collaterali. Dopo vado a leggere, però diciamo che ho fatto fatichissima a dormire. Mia mamma ovviamente era un po' preoccupata. Infatti, mi ha svegliato lei dicendomi come stai, ha detto: eh, ho avuto male al braccio tutta la notte, ho fatto fatica a dormire e mi ha detto dai adesso vado, esco un attimo che devo fare delle, delle commissioni e poi questo fine settimana sono quasi sempre qua a casa così ti tengo d'occhio veramente ragazzi in questo momento che vi sto parlando sto tenendo il braccio fermo ma appena mi muovo mi fa un male della madonna quindi non è che non sto bene cioè io fisicamente sto bene ho solo il braccio sinistro fuori uso infatti questo fine settimana non mi posso permettere né di giocare né di fare dirette perché meno muovo il braccio sinistro meglio è infatti questo fine settimana avrò solamente la forza per guardare dei film perché tanto posso fare tutte le azioni con il braccio destro prendo il dvd lo apro eh, lo metto dentro il lettore dvd oppure se devo vedere un blu ray lo guardo sull'xbox e quindi di conseguenza ho solamente la forza di guardare film penso che netflix non lo utilizzerò questo fine settimana perché vorrei vedere appunto i DVD quindi probabilmente accenderò il lettore e guarderò qualche film quello posso ancora farlo ma il braccio sinistro ragazzi se è fuori uso non mi posso permettere di rischiare ulteriormente giocando o facendo dirette quindi avete ancora un po' di pazienza anche perché i test delle cuffie alla fine ieri non sono riusciti a non sono riuscito a farli perché un po' per l'ansia del vaccino e un po' perché volevo aspettare un paio di giorni nel senso magari guardare meglio le cuffie nel dettaglio vedere un po anche i vari fogliettini quindi ho deciso che se tutto va bene inizio settimana prossima se non mi fa male il braccio la vedo difficile però farò appunto qualche prova qualche test e vediamo un po come va ok niente ragazzi io vi saluto non preoccupatevi per me sto bene ho solamente male al braccio ci sono comunque i rimedi, mettere un po' di ghiaccio o comunque stare tranquillo e tutto andrà bene, ok? Un grosso bacione e noi ci vediamo al prossimo video.